Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Allungare il molo Manfredi, ma pensare anche alla nautica da diporto. Si punta sempre più a far crescere l'economia che permetterà di occupare tanti giovani nel settore turistico. I numeri della stagione crocieristica sono più che incoraggianti per il porto di Salerno, il giusto stimolo a fare ancora di più, a dirlo il presidente dell'autorità di sistema portuale del Tirreno centrale, Andrea Annunziata. Sentiamo. I numeri delle presenze dei passeggeri a bordo delle navi che hanno toccato il porto di Salerno sono confortanti e confermano la destinazione salernitana quale meta ricercata negli itinerari. Il segmento delle crociere continua a crescere anche oltre le previsioni, se da un lato i croceristi hanno apprezzato molto i nostri siti architettonici e culturali, dall'altro c'è da dire che è stata offerta una valida accoglienza. A dirlo è il presidente dell'autorità di sistema portuale del Tirreno centrale, Andrea Annunziata, parlando dei prossimi interventi che porteranno ad allungare il molo Manfredi, dei 1000 posti barca in più nel porto Masuccio Salernitano, di altri progetti che mirano a far crescere l'economia per dare un futuro concreto al turismo della città di Salerno. Questo è importantissimo perché il mercato ci chiede di venire sempre di più a Salerno e nei territori di questa provincia. Significa che hanno apprezzato molto i nostri siti storici, architettonici, culturali, ma anche come sono stati accolti da tutti noi, dalla gente. Questo è un momento importantissimo, per cui se il mercato ci chiede possibilità in più, abbiamo il dovere, così come faremo a breve, di allungare il molo Manfredi per uno o due navi in più. Dobbiamo pensare anche però alla nautica da diporto, perché almeno per i primi due anni subirà delle flessioni. E dobbiamo capire come creare il minor disagio possibile e come tutti debbano comprendere che si tratta di far crescere l'economia che impegnerà ed occuperà tanti giovani, per cui un po' di sacrificio da parte di tutti risolveremo questo. Il piano regolatore è quasi pronto, per cui avremo sicuramente quasi 1000 posti barca in più verso l'altra parte del porto, il Masuccio. Si creerà una nuova marina, quindi il futuro è concreto, non è una speranza, solo però che spero che si faccia presto e sempre con la buona volontà di tutti quelli che dicevamo prima, che vengono stipendiati per lavorare, non per insomma, perdere tempo. Il presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata questa mattina ha incontrato anche gli studenti prendendo parte alla quarta edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro che si sta svolgendo al Teatro Augusteo di Salerno e che oggi si chiude con una sfida tra progetti innovativi. Un momento di incontro importante tra giovani studenti universitari per cogliere le opportunità del mondo del lavoro. L'appuntamento è stato promosso dal Centro Studi SuperSud e organizzato dal gruppo Stratego. Sentiamo. Aziende, giovani studenti insieme nel solco della ricerca delle opportunità. La Borsa Mediterranea della Formazione del Lavoro, promossa dal Centro Studi SuperSud, organizzata dal gruppo Stratego, anche quest'anno ha rappresentato l'occasione per presentare le attività e le misure promosse dalla Regione Campania con il supporto del Fondo Sociale Europeo Plus sui temi della formazione del lavoro. Un momento di incontro favorevole tra domande e offerta di lavoro con gli studenti delle scuole superiori e delle università e i NET, utili strumenti per l'orientamento e la crescita professionale. Le opportunità di inserimento lavorativo. Oggi nella giornata conclusiva la sfida tra squadre per l'Hackathon, come ha spiegato ai nostri microfoni il coordinatore del progetto Edoardo Gisolfi, che ha rappresentato il giusto cocktail di condivisione di competenze e saperi. Per la 3 giorni all'insegna della promozione e della valorizzazione dei percorsi di formazione e inserimento lavorativo attivi in Campania e la valorizzazione delle buone pratiche aziendali relativamente al capitale umano che chiude a Salerno il format itinerante della borsa, anche il deputato salernitano Piero De Luca.
È una edizione ancora una volta di grande successo di un evento che è centrale ormai nel panorama nazionale e fondamentale per il Mezzogiorno. Ci occupiamo di lavoro, dell'unico strumento che è decisivo, su cui è decisivo lavorare per creare occupazione, per dare dignità, per dare autonomia soprattutto ai nostri giovani. L'incontro tra giovani e aziende alla Borsa Mediterranea imprime un clima di fiducia perché permette di capire che sul territorio c'è la possibilità di poter lavorare. Ma assolutamente sì, noi abbiamo, grazie anche al PNRR, avremo la possibilità di creare 750.000 nuovi posti di lavoro fino al 2026, 3,4% in più di occupazione che consentirebbe di dare risposta alla disoccupazione femminile che ancora oggi è al 50% e ci vede all'ultimo posto in Europa, la disoccupazione giovanile che tocca appunto il 20% ancora oggi. Quello che dobbiamo fare è creare condizioni di formazione e di orientamento per i ragazzi che consentano di metterli sempre più in contatto con le esigenze anche del mondo del lavoro, del mondo delle aziende che in questo momento ci sono, soprattutto nei settori tecnici, delle specializzazioni, dell'artigianato, di quelle professioni che dovremmo rafforzare con lo sviluppo degli istituti di formazione superiore, tecnici, gli ITS di formazione superiore che abbiamo messo in campo negli anni passati e che dobbiamo sempre più rafforzare. Ci sono delle opportunità straordinarie, bisogna però lavorare per coglierle e non per tornare indietro rispetto alle opportunità che abbiamo. L'Hackathon della Borsa della Formazione e del Lavoro ha coinvolto oltre 90 giovani provenienti da 8 istituti di istruzione media superiore della regione Campania. I 90 giovani sono stati divisi in 9 squadre da 10 elementi cada uno e hanno affrontato 3 challenge, 3 sfide lanciate da aziende del territorio regionale, in particolare la Travelmaler Gruppo Lauro, Cicalese Impianti e Santa Orografica. Giovani guidati da coach, giovani ricercatori dei vari atenei campani o professionisti del mondo del marketing e della comunicazione, in 3 giorni hanno lavorato su queste sfide che presenteranno al pubblico e una giuria assegnerà a ciascuna delle 3 squadre assegnate a ciascuna sfida un premio che consiste in buoni Amazon da 100 euro cada uno per ogni studente, ma il vero premio non è quello. Il vero premio è quello di confrontarsi su sfide aziendali e avere un contatto diretto con gli imprenditori che in questo modo faranno anche scouting di giovani da poter inserire nel proprio organico. Sì, è stata una bella edizione. Io ci tengo a ribadire che questa è la giornata finale di un percorso che abbiamo fatto. Oltre ai numeri e alla grande partecipazione c'è stato un grande festival sulle informazioni, sull'orientamento e anche sui contenuti. Ci sono stati vari dibattiti interessanti a partire sull'intelligenza artificiale, il ruolo della formazione, ma soprattutto abbiamo discusso di alcuni temi di grande attualità per i giovani, come il tema degli ITS. Ci sono state testimonianze di giovani che grazie agli ITS hanno trovato un posto di lavoro, l'abbiamo ribadito che l'80% dei ragazzi che frequenta un corso di ITS trova un posto di lavoro, però abbiamo ribadito anche alcune criticità. L'Italia è uno degli ultimi paesi in Europa per le politiche attive, abbiamo discusso come NIT, gente che non studia e non lavora e per fare questa cosa noi dobbiamo fare sistema e istituzione, l'abbiamo detto e l'abbiamo ripetuto nella borsa. Eventi di natura convegnistica e di aggiornamento professionali invece hanno caratterizzato la 2 giorni per celebrare la 22esima edizione delle giornate della Scuola Medica Salernitana promosse dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. Stamani il convegno scientifico al Teatro Ghirelli di Salerno sull'intelligenza artificiale e i cambiamenti in medicina. La professione e la ricerca in un'intensa giornata di studio e confronto con medici e scienziati provenienti da tutto il mondo a un tema di approfondimento di strettissima attualità, l'intelligenza artificiale. Il futuro è qui, scienza e medicina stanno cambiando, ma come cambierà il medico? È il tema al centro dell'appuntamento di oggi, della 22esima edizione delle giornate della Scuola Medica Salernitana, che si è svolta al Teatro Ghirelli nel cuore del Parco Urbano dell'Irno, ideate e organizzate dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. L'intelligenza artificiale applicata alla medicina ha un potenziale enorme. Gli studi e le applicazioni pratiche si sono moltiplicate negli ultimi anni e sono destinati a crescere. Le applicazioni dell'intelligenza artificiale si moltiplicano in tutti gli ambiti, dalla diagnostica alla chirurgia, dallo sviluppo dei farmaci alla riabilitazione. I sistemi vengono istruiti e addestrati in molti ambiti per identificare possibili malattie, nuove possibilità che rimettono in gioco anche il ruolo dei medici nel loro lavoro.
Guardi, noi viviamo già nell'era dove l'intelligenza artificiale permea tutta l'attività assistenziale, la prevenzione, la predittività, le terapie, gli interventi chirurgici. È necessario però che la dimensione tecnica sia coniugata con la dimensione etica, vale a dire una dimensione che trovi sempre la persona al centro, evitare che la prevalenza della dimensione etica cancelli completamente la soggettività unica, irripetibile della coscienza, che sarebbe quella del paziente e quella dell'operatore sanitario. In questo contesto si realizza la relazione di cura, altrimenti si rischia di cadere nel paternalismo digitale, cioè ciò che dice la macchina diventa la regola e la norma, cui poi si può andare incontro anche a un'ulteriore degenerazione, quella che dal paternalismo digitale si passa alla medicina difensiva, che usa il digitale come unica motivazione della propria attività assistenziale. In che modo oggi si concretizza praticamente l'intelligenza artificiale in medicina? Tre parole chiavi potremmo dire: abitare e governare e evidentemente pensare in ragione di quelli che sono i valori etici. Oggi si parla di esplicabilità del meccanismo dell'intelligenza artificiale, si parla di criterio di giustizia, si parla di criterio di libertà e di autonomia che comunque deve essere sempre in capo al paziente per quanto riguarda la sua valutazione del bene personale e quello che è il bene tecnico e bene etico che è in capo al medico. Resta una funzione importante quella del medico curante, resta fondamentale la diagnosi del medico curante, quanto invece il supporto di dati può essere di aiuto e facilitare il percorso. Il supporto dei dati aiuta e facilita, come lei diceva, ma non deve essere sostitutivo della responsabilità etica e professionale del medico. Qui insita la relazione di cura, la fiducia che incontra una coscienza, la fiducia del paziente che incontra la coscienza del medico, per competenza tecnica e per sensibilità e competenza etica. E ieri pomeriggio all'Università degli Studi di Salerno la cerimonia di consegna dei premi internazionali della Scuola Medica Salernitana ad illustri rappresentanti della scienza medica, il giuramento di Ippocrate ai neolaureati della città e della provincia di Salerno. Sentiamo. I medici del futuro incontrano la storia della scuola medica. All'UNISA si è tenuto il giuramento di Ippocrate per i neolaureati e i premi alla carriera per tante personalità che hanno fatto la storia e che si sono contraddistinte appunto nel campo scientifico, nel campo medico. In un mondo che va avanti non bisogna mai perdere di vista l'umanizzazione e la difesa del sistema sanitario pubblico. In questa direzione è andata anche l'università, che è stata scenario appunto del giuramento di Ippocrate per i neolaureati in medicina e chirurgia, che si affacciano al mondo della professione con spirito di servizio, lo stesso che ha contraddistinto i premiati durante la prima delle giornate della Scuola Medica Salernitana. Al presidente dell'Ordine dei Medici Giovanni D'Angelo sono toccati saluti istituzionali all'interno dell'Aula Magna Vincenzo Buonocore dell'Università degli Studi di Salerno. L'università è speciale, ha detto, perché ciò che avviene qui dentro è speciale, è una riconoscenza verso chi lavora in questa facoltà e in questa comunità universitaria. Il magnifico rettore Vincenzo Loia si è rivolto ai giovani medici emozionati e commossi: vorrei dirvi che sarà tutto facile, ma non sarà così, ma non vuol dire che quello che comincerete a fare non sia un percorso che vi darà grandissime soddisfazioni. Tra i premiati alla carriera, il generale dell'Arma dei Carabinieri Vito Ferrara, premio alla storia per l'infettivologo Mario Colucci e al giornalismo scientifico ad Antonio Parlati, premio anche al più giovane medico di famiglia d'Italia, dottor Giorgio Pulvirenti, che ha scelto di non abbandonare la sua comunità di ACI Reale e di prestarvi servizio. Io ho scelto proprio di restare proprio nel mio comune, perché ho preso le convenzioni regionali per la medicina generale proprio da ACI Reale, che è in provincia di Catania. Io quello che dico sempre ai miei colleghi e mi sento di dire ai miei coetanei di rimanere sempre, anzi di andare sempre dove si vuole andare. Io ad esempio il mio sogno era quello di fare il medico di famiglia e di rimanere nel mio comune natale. Che si realizza questo sogno per me è stato una delle cose più belle. Ed oggi ricevere questo premio mi riempie il cuore di gioia. Un riconoscimento importante, un premio alla carriera a servizio della comunità. Sì, devo dire veramente è un premio non personale, non lo ritengo personale, ma alla carriera e alla famiglia. La carriera perché sono quasi 50 anni che sono nelle forze armate, quindi dall'Annunziatella all'Accademia e poi adesso sono ispettore generale della sanità militare, quindi ho l'onere e l'onore di dirigere tutta la sanità militare delle quattro forze armate.
come vedremo anche dopo, la sanità militare è sempre a servizio del cittadino, sia sul territorio nazionale che anche nei teatri operativi. Noi dobbiamo garantire al cittadino in uniforme la stessa assistenza sanitaria che hanno i cittadini non in uniforme, e questo lo dobbiamo fare sia in patria che nei teatri operativi, dove siamo impegnati più di 20-25 teatri operativi. Per esempio anche Gaza, ultimamente avete visto, anche lì ci sono dei nostri militari a difendere la libertà e la giustizia e la pace. Dopo il Covid è anche migliorato il rapporto che c'è tra la sanità militare e la sanità civile, perché noi dobbiamo interagire, siamo complementari alla sanità civile, quindi abbiamo visto che anche durante la pandemia l'importante è essere medici e fare del bene alle persone, essere sempre disponibili per chi soffre. Vorrei migliorare soltanto una cosa: l'umanità sempre del medico, l'umiltà del medico e la disponibilità del medico, perché noi facciamo una delle professioni più belle del mondo. Io in particolare ho una fortuna di fare sia il carabiniere che il medico, e quindi sono ancora più fortunato. È qualcosa che voi sapete bene, a cui siamo molto legati, non solo come classe medica, ma come appartenente a questa società civile di Salerno e della provincia di Salerno. È una storia oramai ben conosciuta, forse prima era conosciuta solo da quelli che praticavano cultura della storia medica, soprattutto del passato. Oggi è una realtà a cui ci si ispira nella propria professione, e ovviamente soprattutto quest'anno, vorrei dire, possiamo dire che è un anno particolare, perché tratteremo un argomento nella giornata di domani che apparentemente non ha nulla a che vedere col passato, ma invece se uno legge attraverso le pagine della stessa cultura della Salerno del passato, quindi della storia medica salernitana, ritrova dei riferimenti, ovviamente in termini diversi, per quello che può essere questa realtà che si sta affacciando nella nostra professione. Un impegno molto serio. È ovvio che i nostri giovani ora incominceranno una nuova avventura, un'avventura di grandissima responsabilità, però penso che sono oggi capaci, hanno tutti quegli strumenti, quelle competenze, ma anche quel desiderio umano di contribuire a una missione straordinaria, quella del medico. È vero, è tra le facoltà più giovani di un'università che, ricordiamo, anche noi siamo giovani, perché noi rientriamo nelle università ancora giovani, abbiamo poco più di 60 anni. Ma nonostante questa giovane età rispetto a altre università, abbiamo delle radici profondissime che a mio parere poi ci guidano anche nelle nostre scelte, nel nostro cammino. E proprio su medicina raccogliamo dei risultati molto importanti. E il primo risultato è che i nostri laureati si laureano molto bene, si laureano presto, si posizionano benissimo nelle scuole di specializzazione. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. È stato presentato ieri sera nella chiesa di San Pietro in Camerellis a Salerno l'ultimo saggio del noto teologo salernitano Don Mauro Gagliardi, Rivelazione ermeneutica e sviluppo dottrinale di Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI. Sentiamo. Ripercorre in ordine cronologico il pensiero teologico di Joseph Ratzinger a partire dalla tesi per l'abilitazione del 1955 dedicata al concetto di rivelazione in San Bonaventura da Bagnoregio, il libro scritto dal noto teologo salernitano Don Mauro Gagliardi, Rivelazione ermeneutica e sviluppo dottrinale in Joseph Ratzinger, un contributo indiretto alla sinodalità. È stato presentato ieri sera nella chiesa di San Pietro in Camerellis a Salerno l'ultimo saggio di Don Mauro Gagliardi sul Sommo Pontefice. Fa emergere una chiara comprensione della visione ratzingeriana sulla scrittura e la tradizione, sul magistero e la teologia, come pure sulla fede e la sua trasmissione oggi. Il saggio, alla presenza dell'autore, è stato presentato da Don Francesco Quaranta, parroco di San Pietro e docente di teologia presso il seminario metropolitano di Salerno.
Ma questo libro è nato inizialmente da un invito che ho ricevuto un anno fa, a settembre 2022, dai gruppi degli studiosi di Ratzinger che si riuniscono ogni anno a Roma per un convegno. L'anno scorso mi chiesero di tenere una relazione a questo loro incontro sui temi che poi ho sviluppato molto più ampiamente in questo saggio. La teologia di Ratzinger in generale è un'opera straordinaria, è un'opera enorme, ha pubblicato moltissimi volumi e saggi per un totale di più di 12.000 pagine pubblicate, quindi è un'opera enorme innanzitutto dal punto di vista quantitativo. Dal punto di vista qualitativo certamente è, direi il tratto principale è unire una riflessione profondamente storica ai grandi temi classici della teologia, quindi il teologo Ratzinger, lasciamo da parte quando poi si è espresso come magistero da Papa, Papa Benedetto, ma già il teologo Ratzinger ha questa capacità di spiegare i temi di sempre della fede e della teologia tenendo conto delle evoluzioni della cultura, del pensiero e del linguaggio nella società moderna. E da questo punto di vista il suo pensiero è molto importante anche per l'attuale fase del sinodo che si sta tenendo a Roma, perché questo sinodo si propone esattamente una consultazione, un ascolto ad ampio raggio nella Chiesa ma anche fuori della Chiesa, proprio per cercare di coniugare il messaggio evangelico, la fede che Cristo e gli Apostoli ci hanno trasmesso e che ovviamente in se stesse non possono mai cambiare, perciò parliamo di deposito della fede che va custodito, ma coniugarli anche con le aspettative, le esigenze, in modo da presentare questa fede immutabile in un contesto nuovo che tra l'altro non sempre è facile. C'è attesa per la gara di domenica allo stadio Arechi, domani per la prima volta si giocherà alle 15, ma ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo. A tra poco. In collaborazione con... I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo ora di calcio. Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A per la prima volta in questa stagione. La Salernitana giocherà di domenica di pomeriggio alle ore 15, debutto in panchina allo stadio Arechi di Salerno per Filippo Inzaghi, che ha sostituito Paolo Sosa e che domani proverà a partire col piede giusto nel faccia a faccia salvezza col Cagliari di Ranieri. Sentiamo. È una partita da tempo cerchiata in rosso da quei tifosi che amerebbero potersi recare allo stadio sempre domenica e possibilmente nel tradizionale orario delle 15. Su Salernitana-Cagliari di domani incombe l'incognita meteo, nel senso che le forti precipitazioni di queste ore da un lato potrebbero aver reso pesante il terreno di gioco, dall'altro, visti i noti disagi strutturali e logistici, potrebbero rendere a dir poco complicata la vita a chi volesse recarsi all'Arechi. Si spera che Giove Pluvio sia clemente, altrimenti in attesa dei lavori per la copertura accedere allo stadio sarà la solita impresa tra pozzanghere, buche e caos per traffico e parcheggi. Anche così si spiega una prevendita non proprio febbrile.
Febbre salvezza per via di una classifica preoccupante e di una situazione interna non proprio serena è quella con cui fa i conti la Salernitana, ancora fresca di separazione da Sousa, che ha sfruttato questi giorni per salutare amici, tifosi ed anche qualche ex compagno di avventura in Granata, è passata sotto le cure di Pippo Inzaghi. Il neotecnico vorrebbe blindare la difesa dagli attacchi avversari ed anche dalle ipotesi di assetto tattico, 3 o 4 là dietro, che legittimamente i cronisti e tifosi avanzano. Dopo ogni seduta Inzaghi rivede tutto al videotape grazie alle immagini girate da un drone, dall'alto si valuta tutto col giusto distacco, ma sono i dettagli a fare la differenza. Ed allora è necessario fatalmente accorciare le distanze, fare gruppo, parlare con i calciatori, capire cosa finora le abbia frenati, perché partite come quella di Monza sono semplicemente inspiegabili se ci si sofferma solo sull'aspetto tattico. Poi, ma solo successivamente, si può valutare la difesa a 4 o quella a 3. Certo, visto che all'esonerato Sousa sono stati mossi rilievi tattici, improvvisamente una squadra piena zeppa di centrali era diventata allergica alla difesa a 3, come se da febbraio a maggio scorsi non fosse stato adottato il 3-4-2-1 e dunque non si fosse giocato anche con un centrocampo a 2, a sua volta era divenuto improponibile, è fin troppo facile pensare che il nuovo allenatore voglia andare in una direzione diversa, segnando quella discontinuità col passato che purtroppo non si è ravvisata a tutti gli effetti in certi aspetti della vita della società granata dopo l'avvento di Nanino Rivolino, cosa questa per certi versi più deludente e preoccupante rispetto al dato del campo, che come sempre è qualcosa che dipende da tantissime variabili, di cui una è inconfutabile: la società. Il presidente era arrabbiato nel giorno della presentazione di Inzaghi e di certo l'umore non era migliore l'altro giorno quando ha fatto il nuovo capolino al Merirosi per seguire dal vivo il lavoro di Inzaghi e parlare col direttore sportivo De Santis, ora sul banco degli imputati per tutto ciò che è successo durante la lunga fase del mercato estivo in cui, dopo i riscatti di Pirola e Dia, la parola d'ordine è stata sostenibilità che, in assenza di cessioni danarose, perché il mercato del calcio non è certo qualcosa di matematico e logico fino in fondo, ha imposto un budget molto esiguo per il completamento della rosa. Se dopo 8 giornate la classifica è questa, allora tutti sono responsabili al punto da doversi quantomeno regalare un approfondito e salutare esame di coscienza. Rivolino, De Santis, Sousa, i calciatori, ognuno ha le sue responsabilità, e se quando ci fu l'esonero di Nicola era abbastanza evidente che il cambio in banchina avrebbe apportato quasi in automatico dei miglioramenti, questa volta potrebbe non essere sufficiente la sostituzione dell'allenatore se essa non sarà accompagnata da un cambio di passo da parte della proprietà. Rivolino potrà cambiare ancora allenatore o direttore sportivo, è un suo diritto, e da presidente e proprietario della Salernitana potrà operare tutte le scelte che riterrà opportune, ma finché l'idea guida sarà quella di non sentirsi mai in prima persona responsabile, non si andrà lontano. Un proprietario è per definizione responsabile primo di ciò che accade nella sua azienda. Quella che si chiama calcio è particolare e segue vie e regole un po' diverse da quelle di altri settori imprenditoriali. Il valore dei calciatori è ondivago perché sono uomini che possono rendere oggi di più e domani di meno per tutta una serie di fattori. Tocca anche fidarsi delle persone di cui ci si incontorna, tecnici ed addetti ai lavori. La tentazione di far da sé perché si è già imparato tutto può nascondere delle insidie. Comunque, che si faccia in prima persona o si demandi, è chiaro che senza investimenti mirati ma anche continui, laddove si parta da zero sul piano del capitale umano, come era la Salernitana presa dal trust, almeno per qualche anno, sia difficile mantenere la categoria e far germogliare qualcosa che somiglia ad un progetto tecnico, sportivo e finanziario dalle solide basi. E questo è il vero scotto del noviziato, non tanto quel soggettivo aleatorio concetto di esperienza e di conoscenza. Magari si potessero realizzare plusvalenze record in ogni finestra di mercato. Sarebbe il sogno di tutti, la panacea per i mali di un calcio in cui si litiga su tutto ed alla fine si additano i giornalisti come colpevoli per aver scritto un nome di un calciatore in tempo di mercato o riportato un'ipotesi di formazione durante la settimana. Nell'epoca in cui si parla di metaverso, di contenuti multimediali, di massima esposizione mediatica, di telecamere e droni in campo e fuori per dare ai tifosi contenuti e opportunità come mai in precedenza, si va poi clamorosamente in contraddizione quando non si ha il coraggio di ammettere quanto di più umano possa capitare a ciascuno di noi. Un banale errore a cui si può rimediare, a patto di averlo prima riconosciuto. Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze, sempre per il bene della Salernitana. E per la gara di domani Filippo Inzaghi sa che sarà importante concedere poche occasioni al Cagliari e sfruttare le difficoltà difensive dei sardi. Nel pomeriggio il tecnico piacentino, nel corso di un incontro con la stampa, ha presentato la sfida di domani. Ma ascoltiamo le sue dichiarazioni. Ho lavorato su una difesa a 4 perché sapevo che a 5... insomma, ci hanno sempre lavorato. Ieri abbiamo lavorato su tutte e due le linee difensive, perché sinceramente non so ancora se partirò a 5 o 4, perché è una squadra che può giocare in tutti e due i modi. È chiaro che se opterò per due terzini che spingono giocheremo a 4, se opterò per un terzino bloccato non ha senso e giocheremo con i tre dietro, per cui questa squadra può fare tutto. Ho lavorato su quello che avevano lavorato di meno con gli allenatori precedenti e poi in base agli uomini ho deciso poco. Sicuramente giocheremo con i tre a centrocampo,
questo per cui giocheremo a 3, giocheremo 3-5-2, giocheremo a 4, giocheremo con 3 centrocampisti e 3 attaccanti. C'è ancora un allenamento, ho parecchi dubbi, è quello che mi aspettavo, perché siccome sono stato molto felice di venire qui, perché reputo la Serenità una squadra forte e soprattutto con doppi ruoli importanti, e me ne sono accorto. C'è l'imbarazzo della scelta domani. Se non succede niente, incrociamo le dita, nell'allenamento di oggi avrò anche tutti a disposizione, che poi era un po' la mia preoccupazione, perché quando cambia allenatore cambiano carichi, abbiamo spinto tanto ma abbiamo anche cercato di non esagerare, perché nel cambio sicuramente ognuno porta le proprie priorità, e che magari sono anche in alcuni casi diversi. Comunque ho trovato una squadra ben allenata, pronta, che ha avuto un grande spirito, si sono allenati molto bene, devo essere onesto, infatti oggi devo tirare un po', rallentare un po', perché veramente gli allenamenti, da quando ci sono stati tutti, purtroppo li abbiamo avuti solo da giovedì tutti, la competitività è molto, molto alta, e questo è solo un bene, sarà solo un bene alla lunga per noi. Sì, sì, no, su a ciò vedrò come sta, è l'unico che ha fatto questo viaggio lunghissimo, però è un portiere che ha l'esperienza, però abbiamo Costile e Fiorillo che sono due garanzie, per cui niente, come dicevo prima, oggi li vedo e poi dovrò fare delle scelte. Ho detto che ho trovato un gruppo molto motivato, che ha voglia di rivalsa chiaramente, è una partita importantissima, è inutile nasconderlo, ma io, siccome è la mia prima, voglio vedere... come ho chiesto a loro, io voglio vedere che usciamo dal campo avendo dato tutto. Domani è chiaro che mi auguro che la nostra gente, chiedo veramente, ci dia una mano. Adesso bisogna tutti partire da zero. So che quello che abbiamo fatto purtroppo fino ad ora non è stato sufficiente, e i tifosi fanno bene ad essere arrabbiati. Però noi domani dobbiamo essere bravi a trascinarli insieme a noi e cercare di vincere questa partita, che per noi è molto importante, comunque dare una risposta dal punto di vista caratteriale, di voglia, di impegno, ottimale, perché il pubblico di Salerno è un pubblico che può fare la differenza, è deluso da noi, però noi abbiamo una grande opportunità, quella di giocare in casa, e quello che chiedo alla nostra gente domani per 90 minuti di fare la differenza, come ha sempre fatto. Poi a fine partita, se non saremo stati bravi, ci andremo a prendere i fischi tutti insieme, io per primo. Se saremo stati bravi, prenderemo gli applausi. Però per domani, per 90 minuti, se possiamo, cerchiamo di non guardare quello che è stato, ma pensiamo a quello che potrà essere, che secondo me tutti insieme potremo fare qualcosa di bello. Ecco. Simone, sì, Simone è stato il primo. Insomma, Simone è molto contento. Anche se altro cui pensare in questo momento. Sì, però. Sì, beh, abbiamo però, insomma, chiaramente con Simone ci sentiamo 2 o 3 volte al giorno, per cui è chiaro che è molto felice per me, che, insomma, però al di là di questo, poi Simone è sempre per me un esempio, per cui se devo chiedere, se ho un dubbio, Simone è la prima persona che chiamo, perché so come allena, so la preparazione che ha, per cui questo è molto importante. E cosa mi avevi chiesto? Rispetto al passato, sì, no, quello che ho già detto, sì, sì, no, ho già detto anche ai ragazzi, e mi auguro, di solito le mie squadre sono squadre che hanno cercato sempre di giocare bene o male, nel senso, tutti noi allenatori l'ho sempre detto, vorremmo giocare bene, poi a volte si gioca anche male, noi dobbiamo essere bravi, secondo me, che quando giocheremo bene o male, la prestazione, la lotta, la voglia di arrivare prima sulla palla, la voglia di combattere non dovrà mai mancare. Abbiamo un pubblico che secondo me non ci può far mancare questa... Cioè, il pubblico di Salerno è caratteristico, perché è un pubblico di lotta, di cuore, di vicinanza alla squadra. Noi non possiamo uscire dal campo che non abbiamo la maglietta sudata o che non l'abbiamo strappata, perché ci abbiamo messo tutto noi stessi. Questo spero di vederlo. Di solito le mie squadre l'hanno sempre avuto. Mi auguro in questi pochi giorni di aver già potuto trasmettere questo alla mia squadra. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Con la pagina dello sport mi fermo qui. Grazie come sempre per averci preferito. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.